Per me l'innovazione è riuscire a fare qualcosa di differente rispetto agli altri. La mia azienda, la HP Composites, disegna e realizza manufatti in materiale composito rinforzato in fibre di carbonio. Materiali che in qualche modo vengono utilizzati maggiormente adesso per aumentare le prestazioni delle vetture da competizione piuttosto che qualsiasi altro manufatto che potrebbe essere una sedia dove la leggerezza è fondamentale. Quindi il carbonio deve essere associato sicuramente alla leggerezza e a quelle che sono le sue caratteristiche esotiche, chiamiamole così, che gli permettono di essere percepito maggiormente da chi poi lo utilizza. Ho l'onore e la gioia di poter rappresentare un'azienda che oggi è sicuramente la più grande d'Italia e fra le prime 5-10 al massimo più grandi d'Europa, ma al di là delle dimensioni è la leadership che in questo momento conduce sul mercato. L'HP 2.0 dall'aprile 2014 ha iniziato piano piano ad inanellare sempre maggiori successi. Tassello dopo tassello abbiamo costruito quello che è la nostra realtà di oggi, di cui veramente andiamo fieri. L'innovazione nasce dalla competenza e quindi dalla ricerca e sviluppo. Oggi il nostro vantaggio competitivo rispetto ai nostri concorrenti è quello proprio di lanciare sul mercato e in produzione delle tecnologie che gli altri non hanno. Oggi noi produciamo 4.000 pezzi a settimana che vanno dalla scatolina al pezzo più grande di 6-7 metri di lunghezza. Quindi il case della produzione è veramente vasto. Il mercato e il mondo in generale cambiano costantemente perché cambiano le esigenze. L'impiego del paraurti in carbonio prima era relegato a quelle che erano le hypercar. Oggi iniziano ad essere utilizzati sulle GT. Domani il prossimo passaggio sarà quello di utilizzare nelle vetture di serie. Il momento più bello è riproposto diverse volte. Lo stesso 2018 ha portato in HP circa 155 persone a tempo indeterminato. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato per una persona rappresenta psicologicamente un futuro. Un'azienda fatta da giovani che hanno imparato nel corso degli ultimi 10 anni a puntare sui giovani. Quindi fra 10 anni mi aspetto che ci sia un'azienda stabile con le regole, negli ingaggi con i clienti, che continui sempre, che non si fermi mai dall'imparare cose nuove e dal fare costantemente ricerca tecnologica e innovazione.